Sui lati corti del recinto si collocano quattro pannelli che celebrano la storia mitica della città di Roma. Sul lato dell'ingresso principale, il primo pannello di sinistra rappresenta il cosiddetto Lupercale, cioè il ritrovamento dei gemelli Romolo e Remo da parte della Lupa. I due personaggi ai lati raffigurano il dio Marte e Faustolo, il leggendario pastore latino che raccolse e allevò con la moglie Acca Larenzia i due gemelli. Nel secondo pannello a destra dell'ingresso principale è rappresentato Enea, che col capo velato e affiancato da due giovani officianti è intento a compiere un sacrificio agli dei in compagnia del figlio Ascanio. I due pannelli che presentano miti legati alle origini di Roma sono un richiamo al recupero delle antiche tradizioni e all'idea di Augusto come nuovo Romolo, come colui che aveva rifondato Roma dopo le guerre civili, due temi chiave della propaganda augustea. Accanto alla porta dell'altro lato corto si trova l'allegoria della nuova età dell'oro, la raffigurazione della terra abitata dalla stirpe umana, la Saturnia Tellus, secondo l'identificazione più accreditata. La divinità è seduta su una roccia e tiene in braccio due neonati che giocano cercando il suo seno. Sul suo grembo sono poggiati alcuni frutti e nei capelli porta una ghirlanda di spighe di papaveri. Dietro di lei crescono spighe, papaveri e altre piante. È il simbolo della fecondità e della prosperità della nuova età dell'oro inaugurata da Augusto. Sempre sul lato corto dell'altro ingresso, alla Saturnia Tellus fa da pandan la dea Roma, raffigurata in trono su un cumulo di armi, simbolo della gloria della città. Le immagini dei due pannelli mettono in evidenza la felicità, la ricchezza e la prosperità del nuovo momento di pace ottenuto con la virtus delle armi. Ma è la pietas, il legame tra la famiglia imperiale e l'antica religione, evidenziato dal fregio della processione, che rende possibile tutto questo.